sono una psicologa e all'interno di questo progetto mi occupo dell'itinerario socioaffettivo che realizzo con i bimbi. È un percorso appunto di educazione socioaffettiva e mi accompagna in questo viaggio, in questo itinerario, la mia collega tutor Margherita. Sì, io sono Margherita Maggio e sono un'insegnante di questa scuola. Il progetto porteremo avanti insieme con Gemma impegnerà circa 20 bambini, noi due più un'altra tutor che mi affiancherà successivamente agli incontri che svolgerò con lei. E per quanto riguarda l'attività avrà uno svolgimento di 60 ore, 30 saranno insieme, svolgerò io insieme a Gemma e le altre 30 saranno svolte da me con un'altra insegnante sempre della scuola. E con Gemma adesso stiamo seguendo un certo percorso educativo che riguarda alcuni obiettivi che adesso lei stessa vi spiegherà. Sì, diciamo che l'itinerario ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di tutte quelle capacità e competenze sia emozionali che relazionali finalizzate al far sì che i bambini possano poi saper gestire in maniera più efficace quelle che sono le varie sfide della loro vita quotidiana e rapportarsi anche con maggiore fiducia a se stessi, agli altri, un po' alla comunità all'interno della quale vivono. Quindi il presupposto è che appunto attraverso l'acquisizione di queste competenze i bambini possano, tutto questo possa favorire il loro sano sviluppo psicologico, la loro crescita e quindi prevenire anche certi comportamenti che possono essere disfunzionali. E diciamo che tra le varie competenze e abilità che in qualche modo saranno oggetto di apprendimento durante il percorso, sicuramente c'è l'abilità dell'autoconsapevolezza, cioè è importante che i bambini sappiano riconoscere ed esprimere le emozioni che provano in quel determinato momento, anche siano più consapevoli di quelli che sono i loro punti di forza, di debolezza, di quelli che sono le loro paure, bisogni, esigenze. E un'altra abilità che sicuramente avrà spazio all'interno diciamo, di questo corso di formazione, sicuramente anche tutte le abilità che hanno a che fare con la comunicazione interpersonale, quindi saper ascoltare, sapere autorivelarsi, sapere discutere in gruppo. Stare insieme, saper collaborare e sapere anche gestire in maniera positiva i conflitti, gli eventuali conflitti interpersonali che si possono verificare all'interno del gruppo. Per esempio un primo lavoro iniziale che abbiamo fatto insieme ai bambini e Margherita è stato questo cartellone e praticamente ogni bambino aveva come consegna quello di disegnare su un cartoncino la propria mano, poi doveva scrivere il nome e personalizzarla. Dopodiché e tutti insieme appunto abbiamo esternato il desiderio di non voler restare da soli, quindi anch'io vengo con te, stringendoci per mano. Il significato di questo mandala delle mani, diciamo, è proprio quello di far dire ai bambini apertamente che anche se a volte rimangono chiusi in se stessi, invece il loro vero sentimento è quello del desiderio di stare insieme agli altri. Bene, penso che abbiamo già esposto ampiamente quello che cercheremo di svolgere nel migliore dei modi e con grande entusiasmo, che già i bambini hanno ampiamente mostrato durante questi primi incontri. Grazie.